palace somewhere on the road. Somewhere warm, maybe cold. Little drunk private stuff. Just know that I'm alright. Remember what you told me last July. This is not. Was out in your green eyes show, but I woke alone. Got a job playing railroad ties, 100 miles down the west coast line. Just trying to wish away the time until. Sing all through the night. I'll see you in the time.
Eccoci di nuovo in studio per andare avanti nella nostra programmazione quotidiana. Vi avevamo promesso un piccolo spazio di approfondimento su questa vicenda che ha costretto alle dimissioni la ministra Federica Guidi. Un approfondimento fatto con i giornali oggi in edicola, soprattutto il Sole 24 Ore e il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano ha un po' ricostruito, Marco Palombi lo fa a pagina 2, questa vicenda è perché è così importante aver legato la norma dello sblocca Italia sulla strategicità di alcune opere e alcuni interventi con la vicenda dell'estrazione del petrolio. Dunque, il progetto Tempa Rossa, che è al centro delle indagini della magistratura in Basilicata, ha il suo cuore nel giacimento lucano, la cui concessione è appannaggio di Total al 50%, scrive Marco Palombi. Oltre a Total, poi Shell e Mitsui. I sei pozzi in Basilicata, più due da autorizzare a regime, dovrebbero produrre 50.000 barili al giorno, aumentando del 40% la produzione nazionale di greggio. Questo progetto ha già ottenuto una valutazione di impatto ambientale positiva nel 2011. Qual è il problema, allora, si chiede Marco Palombi? Quello che si fa col petrolio una volta estratto, bisogna portarlo a Taranto, stoccarlo e raffinarlo. È una vera fortuna che l'ENI disponga di un impianto proprio nella martoriata città dell'Ilva. E qui però cominciano i guai, cittadinanza, movimenti. Eppure i politici locali si oppongono a potenziare la capacità inquinante dell'impianto del Cana Sei Zampe. Il motivo lo spiegò ARPA Puglia nel 2011. L'esercizio di questi impianti comporterà un aumento delle emissioni diffuse pari a 10 tonnellate all'anno, che si aggiungeranno alle 85 tonnellate all'anno già prodotte, con un incremento del 12%. C'erano insomma problemi a fare i lavori al punto di approdo del petrolio estratto nel giacimento di Total e soci di Gorgoglione in Basilicata, due siti di stoccaggio, un prolungamento del pontile e altre cosette di questo genere. E qui che arriva l'ex ministro Guidi. L'emendamento dentro lo sblocca Italia, che l'autorizzazione unica per le opere strategiche valga anche per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali, anche lontano dal giacimento. Se gli enti locali si oppongono, c'è il secondo comma, lo sblocca Italia prevede che in quanto strategiche su queste opere alla fine decide il governo. Il via libera definitivo ai lavori a Taranto è arrivato il 19 dicembre del 2015, 4 mesi fa lo ha firmato il ministro Federica Guidi, non si sa se poi abbia avvertito il fidanzato. Ma ci sono altri aspetti di questa vicenda. Oggi noi sui giornali leggiamo il nome di Guidi, ma in realtà dietro ci sono altri nomi, quali appunto dei fratelli Pittella, uno dei quali è presidente del Consiglio a Bruxelles, e l'altro è presidente della Regione. Insomma, un bel giro dei soliti politici che in qualche modo, per adesso le responsabilità sono in via di accertamento, hanno legami con il mondo degli affari attraverso il governo. Ma riandiamo al fatto specifico, e cioè a questo sblocca Italia. Il governo, per poter inserire un favore alla ministra Guidi, è dovuto ritornare su questo provvedimento, perché da prima era stato respinto al Senato, cioè intervenire sull'impianto di Taranto dell'ENI per poter permettere questo trasporto del petrolio dalle montagne della Basilicata fino in Puglia, appunto, era stato già bocciato, e quindi il governo in qualche modo, tra virgolette, lo ha colpevolmente riproposto, sapendo bene che era un provvedimento che non andava bene, e poi alla fine è passato nello sblocca Italia, lo stesso sblocca Italia di dicembre, che quindi contiene dei passaggi poco chiari sulle
trivelle. Ecco, questo è un po' la cornice, ma non tanto la cornice, anche il quadro, diciamo così, della vicenda che ha messo nei guai Federica Guidi, a questo punto ex ministro dello sviluppo economico, e il suo compagno Gemelli, che appunto era un uomo legato a queste aziende che lavorano nell'indotto dell'estrazione del petrolio, ma che hanno chiaramente nomi, abbiamo sentito la Total, la Shell e la stessa Eni, nomi molto altisonanti del settore, quindi gli interessi in gioco sono davvero, davvero molto alti. Sempre il Fatto Quotidiano, poi passeremo al Sole 24 Ore perché spiega bene in che cosa l'attività petrolifera in quelle zone in che cosa è poco pulita. Ecco, il Fatto Quotidiano fa parlare i Notriv, cioè il movimento che si sta opponendo alla costruzione di altre trivelle, soprattutto in mare. Perché? Perché le indagini dei magistrati della Basilicata hanno preso origine proprio dalle denunce del movimento Notriv in Basilicata. La Basilicata è la terra delle prime battaglie contro lo sfruttamento degli idrocarburi, scrive Virginia Della Sala sul Fatto Quotidiano. Solo nella zona di Viggiano ci sono oltre 27 pozzi. Le indagini del NOE, il nucleo dei carabinieri appunto sui reati ambientali, vanno avanti dal 2012. Le condanne, le manifestazioni e le proteste sono una realtà quotidiana. Ricercano, trivellano e smaltiscono, spiega Francesco Masi del coordinamento Notriv della Basilicata, e poi si scopre che il Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrebbe vigilare e decidere sulle concessioni petrolifere, che predica la necessità di salvare i posti di lavoro, che ha cercato di convincerci che la nostra regione avesse bisogno di tutto questo per svilupparsi, è tutt'altro che super parte. Se si scopre che il fidanzato del ministro Guidi è indagato per smaltimento illecito di rifiuti, si scopre che allora tutti i sospetti erano confermati. Altro che 350.000 tonnellate l'anno di residuo da smaltire concesse dalle delibere regionali. Probabilmente quelle autobotti ne hanno trasportato oltre 1 milione. Su questa cosa dello smaltimento c'entra l'Eni. Ecco. E poi vedremo come. Per adesso mandiamo una piccola pausa musicale, poi appunto leggeremo dal Sole 24 Ore.